Siamo molto contente, purtroppo ci avevamo in testa anche l'andata dove non eravamo riusciti a concretizzare i tanti, tanti gol, diciamo, che abbiamo provato a fare e quindi volevamo anche riscattarci da questa prestazione negativa, diciamo così. E ci siamo riusciti alla grande, abbiamo segnato, potevamo fare ancora meglio, però bene, siamo contente, molto molto contente. Forse nel secondo tempo potete fare qualcosa in più, però era difficile con questa Georgia che si è chiusa tutta all'indietro. Sì, avevamo studiato appunto che loro più o meno difendevano con un 5-5 e non è facile trovare gli spazi e siamo state comunque brave, soprattutto nel primo tempo, a finire con tante reti la partita. Il primo tempo era, insomma, era importante cominciare bene. Come hai detto te, appunto, nel secondo potevamo fare meglio, si può sempre migliorare e quindi testa alla prossima perché appunto c'è da segnare ancora tanti gol. Direi soprattutto un'altra prestazione rispetto alla partita dell'andata. Sì, rimane un po', ti dico, rimane un po' di rammarico per quella partita perché probabilmente potevamo fare più gol se avessimo approcciato come abbiamo giocato stasera e approcciato la gara con questo atteggiamento. Però siamo contente, forse potevamo fare più gol. Però devo dire che oltre al risultato, come hai detto tu, sono arrivati i gol, ma soprattutto è arrivata una bella prestazione. Sempre una bella accoglienza negli stadi dove giocate. Vero, e l'ho ripetuto a Palermo, forse avevamo bisogno di questo calore dopo il mondiale perché avevamo giocato due partite fuori e forse non è neanche un caso che insomma, abbiamo trovato quell'affetto e sono venute queste prestazioni. L'ho sempre detto, lo dico sempre, il tifo, il calore del pubblico è un'arma in più e siamo contenti che gli italiani ci supportino sempre. Diciamo che abbiamo concretizzato tante occasioni e avevamo bisogno di una serata così. E abbiamo fatto anche un'ottima prestazione, secondo me. Per un attaccante il gol è fondamentale. La mia dedica purtroppo è per mio padre che qualche mese fa è mancato e credo che mi sta dando ancora la forza di andare avanti. Ecco, una bella Italia, tanti gol, serviva questo anche per la differenza reti perché è un testa a testa con la Danimarca. Sì, è stata una bella Italia perché le prime partite non abbiamo giocato in Italia. E giocare in Italia a noi ci porta bene, ci dà, giocare davanti a tante persone ci dà una carica in più, quindi siamo contente di questo. Sono a Benevento, quindi qui c'è il mister Pippo Inzaghi che è il mio idolo, è il primo gol sicuramente. Sarà Il suo piaciuto. gol, sì, dai. Peccato che questa sera non ci sia. Ci serviva una prestazione convincente, non serviva solo una vittoria. Poi sappiamo quanto fare tanti gol sia importante nelle fasi di qualificazione. Sono contenta che sia venuta una vittoria con tanti gol, con un bel gioco e ovviamente sono contenta anche di aver fatto gol. Stiamo crescendo molto ovviamente dal punto di vista fisico, grazie anche al lavoro che si fa tutti i giorni nelle società e a livello tecnico stiamo trovando un buonissimo gioco anche qua in nazionale e sono molto contenta di questo perché è importante giocare bene. Tanto anche giocare sempre con uno stadio che vi acclama, con tanti bambini, insomma, una bella atmosfera. Sì, il pubblico è veramente il dodicesimo uomo in campo, può sembrare una frase fatta, ma è davvero così. E stiamo notando che qui al sud c'è moltissimo calore, siamo veramente orgogliosi di questo e ringraziamo veramente tutte le persone che ci seguono.